Sì, buonasera. Preziose, come abbiamo voluto ricordare nel titolo un po' della presentazione, perché hanno proprio il ruolo di progettazione, no? Di queste coperture verde pensile, per cui sono il veicolo fondamentale per, come dire, lanciare sempre di più la tecnologia sulle coperture, visto che insomma, il mercato comunque si sta anche muovendo. Quindi il professionista è, diciamo, la figura principale. Professionisti sono tanti coinvolti nel verde pensile. Con questa presentazione che scorrerò, diciamo, in questi 40 minuti, cercherò di lanciarvi un po' diversi messaggi perché, come ripetiamo sempre, le figure coinvolte nella progettazione di una copertura verde sono molte. È una progettazione multidisciplinare, quindi spesso ci troviamo a confrontarci con architetti, ingegneri, paesaggisti, agronomi, forestali, impiantisti, non voglio dimenticare nessuno, giardinieri, insomma, veramente tanti. Quindi è un comparto numeroso e crediamo che tutti insieme, se lavoriamo in sinergia, possiamo, insomma, costruire un futuro sempre più tecnologico. Volevo scorrere quindi un po', la mia presentazione partendo da quello che ovviamente nessuno vorrebbe mai vedere, no? Questi sono giardini pensili fai da te, sono all'occhio un po' di tutti, sono all'ordine del giorno, no? Ma forse guardando un po' il passato, noi tutti abbiamo giocato magari in qualche cortile, su qualche autorimessa, dove se pioveva non si poteva andare a giocare perché c'era fango e ristagno. Quindi quando vediamo, insomma, giardini, interi di questo tipo, vuol dire che ovviamente non c'è dietro una progettazione. Per quello ripetiamo, il progettista ha un ruolo fondamentale ad evitare proprio questo tipo di risultati. Il tetto verde viene scelto spesso, no? Per la finitura, per l'effetto estetico, ma vedremo insieme, tanti di voi lo sanno già, che tecnologia pazzesca invece si nasconde dietro. Quindi abbiamo tantissimi aspetti da tenere in considerazione, a partire dalla tenuta all'acqua, la protezione delle radici, la permeabilità dei materiali, le qualità agronomiche, i drenaggi, le portate idrauliche, i pesi, veramente, oltre alla scelta ovviamente della vegetazione. Quindi, approccio tecnologico, multidisciplinare, per risultati affidabili e prestazioni certe. Ci sono referenze ormai numerose, prestigiose, che aiutano anche, non solo la nostra azienda, ovviamente, parlando delle nostre referenze, ma aiutano questo mercato molto interessante, che sta dando una spinta green, no? Alla progettazione anche, diciamo, edilizia, che è integrata al verde. Gli strumenti per la progettazione tecnologica dei sistemi verdi sono diversi. C'è al terzo posto il codice di pratica, la regola dell'arte, che noi promuoviamo continuamente, no? La norma UNI, la 11.235. Il fatto che esista una norma dal 2007 e dal 2015 sia stata anche aggiornata, per noi significa molto, no? Perché vuol dire che è stato riconosciuto il ruolo del professionista nella progettazione. E quindi il fatto che esista una norma vuol dire che ovviamente c'è bisogno di un professionista, bisogna dare un incarico e costruire quindi il team per la progettazione del tetto verde. Esiste poi sul nostro territorio, insomma, esistono diversi strumenti, ci sono alcune regioni più avanti di altre. Questi giorni ero anche a Milano, in Lombardia, una regione che sta spingendo moltissimo, soprattutto Milano. Vedremo un po' con qualche slide anche cosa sta succedendo, ma non dobbiamo dimenticarsi di esempi già noti da tempo, a Bolzano, a Bologna, a Genova,
insomma, ce ne sono anche a Trento, quindi insomma l'Italia si sta, diciamo, orientando a una spinta anche normativa che spinge tecnologie verde pensile con delle prestazioni certificate, perché ormai siamo arrivati a un know-how, diciamo, che ci consente anche di definire per il verde pensile una prestazione tecnica, ma non dobbiamo dimenticare anche il tema sull'invarianza idraulica, sul quale darò solo qualche spunto, perché bisogna ovviamente confrontarsi con i professionisti che si dedicano poi a questo argomento. Quindi vediamo norma UNI, strumenti urbanistici, l'incarico al professionista, quindi a tutte le competenze coinvolte. E la progettazione delle prestazioni è fondamentale per arrivare a un lavoro, diciamo, di qualità, durevole, diciamo, con dei risultati certi. E poi ovviamente per noi è fondamentale anche spingere l'installatore qualificato, perché ovviamente come tutti i lavori a regola d'arte ci vuole poi chi sappia installare. In riferimento alla Lombardia, messo come appunto questi giorni ne stavo discutendo con dei professionisti, c'è il nuovo PGT, si parla di sostenibilità ambientale e resilienza urbana, come vedete il 4 febbraio 2020, un nuovo strumento normativo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio per il raggiungimento dell'indice di riduzione di impatto climatico RIC. Chi vuole un po' approfondire, è uno strumento interessante perché per quanto riguarda noi, ovviamente abbiamo dato un occhio subito a come questa norma descriveva il verde pensile, si cita la regola dell'arte, la 11.235, quindi che qualifica tutti i professionisti cioè a progettare questi tetti e richiede una prestazione sui tetti verdi in coefficiente di deflusso certificato. Quindi il verde pensile può dare tantissime informazioni tecnologiche, ma una performance che qualifica la qualità del sistema scelta in diversi piani regolatori è proprio il coefficiente di deflusso. Quindi non solo una finitura, ma uno strumento tecnologico. Spesso vediamo fotografie di referenze di lavori finiti, vediamo le meraviglie che i paesaggisti e i progettisti riescono a inserire nel loro progetto. Noi di solito vediamo quello che sta sotto, quindi vediamo tutto quello che è servito tecnologicamente a fare in modo che questo tetto verde funzioni in maniera eccellente. Le opportunità quali sono? Le ho elencate qua, di rivolgersi al verde tecnologico. Le prestazioni in verde pensile, so che sono state altre puntate, sono sul tema, quindi sicuramente ne avrete sentito parlare, sono molte. Si passa dalla parte, diciamo, termotecnica, quella idraulica, quella agronomica, per cui vedete appunto l'elenco delle prestazioni che ci garantiscono di fare un progetto con una durabilità, con diciamo, un aspetto legato alla manutenzione certo e non, diciamo, non noto, perché anche progettare il tetto verde utilizzando substrati particolari tecnici, altamente tecnologici, consente anche di inquadrare bene anche la manutenzione, ridurla addirittura. La fruibilità che è fondamentale, stiamo progettando un giardino, usare carrici che fanno fango di stagno ovviamente non lo renderebbero fruibile. I pesi e gli spessori, il comportamento della stratigrafia tecnica durante gli eventi meteorici, una cosa che noi spessissimo negli incontri discutiamo con i professionisti all'ordine del giorno, no? C'è la paura dell'evento meteorico eccezionale che non è più ormai, diciamo, casualmente solo ogni tanto, ma mi ritornavo da Milano, ho incrociato veramente dei nubi fragili, devo dire, anche tutta questa notte nella zona qua triestina. Per cui il tetto che riceve ovviamente questa quantità d'acqua in queste situazioni critiche deve essere capace di gestire l'infiltrazione verticale e il trasporto orizzontale. Quindi c'è il tema del dimensionamento delle portate idrauliche. Quindi noi che non ci occupiamo di piante ma di tecnologia, ovviamente cerchiamo sempre di confrontarci col professionista e individuare esattamente qual è il sistema corretto in quella zona di progetto, con quelle piogge critiche e con quelle lunghezze di drenaggio. Le finiture sarà una scelta ovviamente del professionista, ma quella dove noi diamo la certezza è proprio lo spostamento dell'acqua. E poi vedete continua il tema del risparmio energetico, risparmio idrico, le certificazioni LEED, l'integrazione del verde con la parte impiantistica, sempre più frequente,
la sicurezza in copertura, come si può garantire cercando di evitare il palo fissato meccanicamente al solaio, magari sfruttare il tema delle zavorre, concetto che noi spesso applichiamo in copertura in diversi modi, sull'invarianza idraulica, la riduzione del volume delle vasche di laminazione, infinito, insomma gli argomenti sono un po' per tutti. Riguardo alla norma UNI, è una norma che potete ovviamente acquistare e scaricare, sicuramente non utilizzeremo questo tempo prezioso per raccontarvi la norma perché è il vostro pane quotidiano, però ripeto, è uno strumento che per chi ancora non l'ha sfogliato ed è interessato alla defensiva, è uno strumento utile, diciamo conduce alla corretta progettazione degli elementi e del sistema. E la cosa interessante è rappresentata in questa torta, è che ovviamente vedete la fetta più grande proprio dedicata alla progettazione, vedete il numero 5, quindi quanto il professionista, il team di progettisti è fondamentale di individuare proprio il sistema e le prestazioni che il pacchetto tecnico deve avere. Le prestazioni, argomento che spesso no, ripetiamo, perché la norma ha posto molta attenzione a questo. Nel passato si progettava il tetto verde descrivendo gli elementi, non so, un'impermeabilizzazione, un feltro, un drenaggio, un filtro, un terriccio. La norma adesso chiede al professionista di definire invece le prestazioni di questa tecnologia nel suo insieme, come se fosse una macchina, un mezzo al quale chiedo un comportamento sotto tanti punti di vista. Come vedete, le prestazioni che la norma richiede di progettare sono il peso, l'area all'interno del sistema che è fondamentale per le parate radicali, l'acqua trattenuta massima, che alla fine è solo un peso, ma quella importante è l'acqua totale disponibile per le piante, l'utilizzabilità di quest'acqua, l'efficienza e poi questo famoso coefficiente di deflusso e afflusso, che sono questi due parametri prestazionali che noi spesso forniamo attraverso il professionista che ci ha contattato, che può essere l'architetto, il paesaggista, al suo ingegnere, l'impiantista del team che fa il dimensionamento, senza dimenticare la resistenza termica, che ci serve proprio per dire quanto quel pacchetto tecnico sta contribuendo dal punto di vista dell'isolamento anche invernale. Comportamento estivo, sapete benissimo invece quanto è incredibile, no? il contributo che un pacchetto verde pensile sulla copertura dal punto di vista sfasamento e attenuazione. E scorro un po' velocemente, sì, qua si riassume lo schema, non so se si vede molto bene, ci sono delle frecce. Allora, il concetto più importante di tutti è proprio la certezza del flusso dell'acqua. Vedremo dopo con alcune sezioni tecniche quanto è fondamentale nella progettazione avere la certezza, una volta che l'acqua arriva e precipita sulla copertura, il flusso sia certo, ovvero infiltrazione verticale e trasporto orizzontale attraverso le pendenze verso gli scarichi. Cioè, questo meccanismo di ingresso e di spostamento verso lo scarico deve essere, come dire, progettato, perché se a un certo punto la pioggia critica entra nel sistema e per spostarsi fino allo scarico non attraversa dei pannelli di drenaggio con delle portate idrauliche certe, abbiamo il fenomeno della spinta idraulica, dei sollevamenti della falda, delle trascimazioni e soprattutto dove ci sono coperture a basso spessore di terriccio, le famose coperture estensive dei capannoni, dove magari si rischia di non avere neanche i contenimenti troppo alti perché si fa il muretto basso, il rischio della trascimazione ci può essere. Pannelli di drenaggio devono avere delle caratteristiche quindi particolari, ma siccome devono essere drenanti, quella principale è proprio la portata idraulica a diversi gradi di inclinazione. Quindi qui è sinteticamente rappresentata la goccia che viene poi trasportata in orizzontale, le altre gocce che arrivano, vedete che la freccia sotto, che segue la linea di pendenza verso lo scarico, diventa sempre più grande. Quindi questo strato drenante deve avere la portata idraulica definita proprio per riuscire a garantire lo smaltimento dell'acqua. Ecco perché noi spesso magari consegniamo, no, qualche campioncino, la stratigrafia, perché ci serve per spiegare un po' al professionista il nostro sistema, ma chiediamo sempre appunto magari un confronto nei progetti per capire esattamente dove va applicato, perché le piogge critiche cambiano nel nostro paese. Non so, dati indicativi, possiamo avere 120 mm ora
Milano, con durata 15 minuti e tempi di ritorno di 10 anni, ma se ci spostiamo a Genova sono 180 mm. Udine, mi ricordo, ho incontrato dei professionisti che facevano dei dimensionamenti con 140 mm. Quindi, come appunto questo sistema tecnico si deve poi adattare al progetto specifico. Le formule sono ben descritte nella norma, quindi sfogliando trovate proprio come va dimensionato, no? Riuscite a capire che portata idraulica litro al secondo deve avere l'elemento, quindi il nostro compito è chiedere al fornitore: io per quel progetto in quella zona ho bisogno, per arrivare a 70 metri, che il pannello di drenaggio abbia una portata, non so, 1,5 litri al secondo, 2,4. Quindi sembra un po' strano, no? Ma è, effettivamente è proprio il meccanismo che fa funzionare in realtà invece il giardino pensile, la certezza dello spostamento dell'acqua. Altro tema veramente importante, e qui non facciamo altro che trasferirvi di nuovo quello che la norma chiede: prestazioni di sistema. Questa è una voce di capitolato tipo. E la norma non vi dice di progettare appunto per schede tecniche, ma per degli elementi, feltro, drenaggio, filtro, substrato, ma per sistema, e vi dice proprio quali sono le prestazioni che dovete identificare: il peso, lo spessore, il volume d'aria PF1, la massima acqua trattenuta, l'acqua totale disponibile. Ecco, qua ci sono terminologie più note forse agli agronomi, per quello parlo di interdisciplinarità, coefficiente di flusso, più per l'impiattista, collega che magari collabora poi con la progettazione degli smaltimenti, il termotecnico, la resistenza termica, l'agronomo, il terriccio, e quindi le caratteristiche del substrato. Quindi alla fine una descrizione di sistema sviluppata per una superficie metro quadro. Sembra una banalità, ma questa modalità di descrivere il capitolato indicato dalla norma vi aiuta anche come professionisti ad avere un controllo delle prestazioni che vi arrivano in risposta nelle offerte. Perché ci sono diversi ruoli tra di voi, chi fa la direzione dei lavori si trova ovviamente a dover verificare che diciamo, le offerte rientrino nei parametri e nelle prestazioni richieste dal progetto. Quindi identificare prestazioni vi aiuta anche a verificare cosa vi arriva anche in fase di offerta. Qui vedete c'è la descrizione del sistema con uno spessore di 15 cm compattato, per esempio un tappeto erboso, sviluppato su una superficie. Quindi non c'è un substrato separatamente descritto, ma inserito nel sistema, per cui ecco, tutto quello che cali, compattazioni e spridi, come dire, vengono delegati a chi fa l'offerta. Voi chiedete un sistema su quella superficie e chi fa l'offerta si deve ovviamente attrezzare, verificare, scrivere, sormonti, cali, eccetera. I substrati sono substrati tecnici, la norma li descrive per bene, richiede diverse cose, quindi anche noi che siamo produttori di tutto il sistema e anche del substrato, ovviamente andiamo anche in appoggio al nostro laboratorio di ricerca e sviluppo, che ovviamente segue costantemente la qualità dei prodotti, dei materiali, perché le prestazioni devono essere garantite sempre. E questa è una caratteristica un po' nostra, produrre tutto, quindi dare ai nostri clienti e progettisti un sistema completo. Per cui ecco tante informazioni con un report di prove certe del nostro sistema. Passo adesso al tema invece dei dettagli, per entrare un po' più sul tecnico, perché quando siamo in copertura ovviamente parliamo del sistema a tetto. Primo aspetto fondamentale, prezioso, è l'identificazione dello spessore. Allora anche qua vediamo, no, che voi professionisti vi ritrovate proprio a definire le soluzioni. Quando il paesaggista definisce anche la scelta delle essenze, ovviamente questo comporta poi le definizioni degli spessori. La norma dà delle linee guida che ovviamente sono indicative, no, sullo spessore, ma che un po' aiutano a capire che il pensile lavora a basso spessore. Quindi si vede forse un po' male, ma nella norma la trovate che è stata bella. Diciamo che gli estensivi viaggiano dagli 8 ai 12-15 cm di substrato minerale certificato. Per fare gli intensivi, quindi giardini fruibili, dove vogliamo cominciare a mettere un prato, qualche arbusto, delle tappezzanti,
possiamo lavorare con i 20-25 cm di substrato, la siepe arrampicante su 35, poi ecco gli alberi, ovviamente di prima, seconda o terza grandezza, avranno bisogno di un po' più di spessore, ma questo semplice disegno in sezione è molto banale, fa capire come il professionista poi decide, per ottimizzare, diciamo, i volumi di substrato del progetto, di aumentare lo spessore solo dove serve. Ovviamente il terriccio è un materiale che potete modellare, vi serve per creare gli effetti scenici nel progetto, potrebbe essere una seduta, uno stacco di quota, un anello di portento, un muretto, insomma, qua è una certa scelta del professionista. Per quanto, quindi, una volta definito lo spessore, che è veramente fondamentale, perché lo spessore si porta dietro un peso che, se lo calibriamo bene, fa costare giusto le strutture, e si porta dietro anche una cubatura da movimentare, che non è solo un costo, sono anche bilici e sono anche ovviamente tempi di installazione. Quindi nel progettare, soffermarsi veramente bene su qual è veramente lo spessore necessario e utile, metterne di più veramente crea non solo aumenti di costo complessivi di tutta la struttura, ma anche allunga le tempistiche e può veramente in alcuni casi creare dei seri problemi dal punto di vista della logistica. A quel punto definizione dei dettagli, e qua praticamente c'è proprio una selezione, diciamo, principale di quali sono i tecnici principali, no? Il dettaglio al bordo, qua siamo su un bordo di una copertura di un capannone dove praticamente non avrò il parapetto, un muretto basso, quindi spesso noi professionista definisce ma qual è l'altezza che devo tenere. Lì ne abbiamo tantissimi dettagli in DVG, questi sono un po' dei disegni un po' semplificati, ma abbiamo dei dettagli in DVG, degli abachi per tutte le soluzioni, e qua si vede proprio il nodo e l'attacco perimetrale. L'uso o meno del profilo drenante per separare il terriccio dalla ghiaia, effettivamente questa, diciamo, è una scelta tecnica. Questi sono tetti estensivi dove tra ghiaia e substrato non è mai stato messo un elemento tecnico, vedete, lineare, qualcuno gira solo il filtro, qualcuno non mette niente, qualcuno invece ha progettato la linea proprio secca di divisione che dà anche un effetto veramente estetico. Il profilo drenante in questo caso, che separa il ghiaia e il terriccio, rende anche più facilmente manutentabili le fasce perimetrali di ghiaia. Poi non so, può essere invece il caso in cui arriviamo su un bordo tetto dove non c'è il muretto. Il nostro profilo drenante, ecco, che torna utile per costruire lui un bordo. E siccome è permeabile e drenante su tutto il fronte verticale, ecco che con una tecnica interessante che ci consente di posarlo senza fissaggi meccanici, l'immagine forse più immediata delle parole, vedete che se sotto c'è PVC sintetico antiradice, basta dare una strisciata ad un altro PVC attraverso i fori e saldare per punti. Sono su un tetto piano, non fruibile, mi sono creato il bordo, lo zavorro con la ghiaia, lo tengo fermo e ho alleggerito, diciamo, anche l'estetica del contenimento perimetrale. Quindi avete una gronda perimetrale, un profilo metallico, quale solaio, lo spessore di isolante, questo fronte drenante, diciamo, avete alleggerito l'estetica proprio di tutto il nodo finale del tetto. Rispetto a quello di prima, invece, il muretto ovviamente solleva la quota e crea più effetto cornicione. Stesso profilo, altri impieghi, avete il canale ribassato, sempre perché ovviamente la quota è finita, no? Sul fronte dei vostri progetti, delle facciate, è una quota anche architettonica, per cui una quota che voi tenete per, non so, delle modularità che avete in facciata, e dietro, se dovete abbassarlo, potete sfruttare anche l'effetto del canale ribassato. Muretti perimetrali dove invece ho un tappeto erboso, quindi ho un muretto con magari il parapetto, allora lì ecco che c'è un altro dettaglio da curare, l'impermeabilizzazione in questo caso si ferma in verticale, non arriverà fino al metro, 1,10 m del muretto, si fermerà fino a dove la linea, diciamo, le linee guida sulle impermeabilizzazioni vi dicono di fermarvi, ovvero 15 cm sopra alla quota finita del terriccio. Vedete, questo qua in verticale è un manto sintetico. L'impermeabilizzatore ha avuto indicazione dal direttore del lavoro di fermarsi qua, dal professionista, perché il giardino si fermava a questa quota e questi più 15 venivano poi protetti da una lattoneria. Scarichi. Gli scarichi vanno protetti, vanno resi visibili e ispezionabili.
nel fai da te, anche qua questo è un semplice tetto lavorato in ghiaia, qui o se lo sono rubato oppure proprio mancava, ecco, il dettaglio del portetto, un tetto in ghiaia, sicuramente non è un tetto verde, ma ecco, era per farvi vedere che ovviamente non devono infilarsi degli inerti, no? nelle formiche degli scarichi, per cui ecco il pozzetto, ispezione e controllo. Nel nostro caso il drenante, sul coperchio, diciamo, sulla base perimetrale. Captazione delle acque superficiali. I vostri progetti di verde, progetti architettonici, non avranno solo aree verde, ma se parliamo di piazze fruibili, vediamo tanto, no? Nei vostri progetti c'è commistione fra le pavimentate e aree verdi. Allora ecco il tema della captazione dell'acqua. Canaletti a fessura, questi sono elementi che state cercando moltissimo, nel nostro sito riceviamo diverse richieste, abbiamo una canaletta a fessura interessante, perché vedete, noi forniamo solo il corpo metallico e la pietra, nella finitura la potete scegliere voi, ma vi consente di avere sopra la fessura e sotto un canale che capta l'acqua. A quel punto c'è tutta la canaletta ispezionabile, perché questo elemento ultimo metallico è sollevabile. Altro accessorio ultimo che vi mostro, che ne abbiamo veramente tanti e troppi, che il tempo è poco, ma questo è molto molto interessante, la linea vita. Come vi dicevo prima, copertura verde, capannone industriale, soluzione estensiva, dovrò andare a fare manutenzione, sicurezza, sono norme che ovviamente lo prescrivono, il progettista progetta il sistema di ancoraggio, noi forniamo consulenza anche su questo e appoggio al professionista offrendo questo accessorio molto interessante, è una linea vita che è riconosciuta dalla norma a corpo morto, si chiama, fa un po' impressione, ma è un sistema zavorrato con il nostro terriccio, con il nostro substrato terra mediterranea, si integra nel sistema verde pensile e quindi questo palo, che sarà quell'occhiello, l'elemento visibile fuori dal terriccio, non è fissato meccanicamente al solaio. Quindi, nella realizzazione del giardino pensile, lo stesso installatore installa anche la linea vita, quindi avete sequenzialità di operazioni, nessuna interferenza con, sapete, ovviamente, i cantieri, il coordinatore della sicurezza, se in una lavorazione di questo tipo ha solo una figura, ovviamente la preferisci, per evitare proprio le interferenze. Sono sistemi che lavorano fino a 5 gradi, ovviamente, visto che lavora a zavorra, quindi non ci sogniamo certo di proporli su tetti inclinati. E abbiamo delle referenze interessanti. Sul risparmio energetico, credo appunto ne avete comunque già parlato anche nelle altre puntate precedenti, è interessante il comportamento invernale ed estivo, faccio un esempio, un professionista ha condiviso con noi, con la soluzione al tetto verde c'era stata una riduzione del 10% della trasmittanza, nel periodo estivo ovviamente abbiamo report, diciamo esperienze che possiamo diciamo, condividere con voi sul tema dello sfasamento e dell'attenuazione. Sull'invarianza idraulica vi lascio uno spunto, anche qui è complessa, no? Non è certo pare semplice neanche per noi, però ci cimentiamo con le norme perché ci interessa vedere anche voi con cosa vi dovete confrontare. Regolamento regionale Lombardia sull'invarianza idraulica, per il tetto verde la regione Lombardia, la legge regionale, il regolamento regionale definisce la prestazione del coefficiente del flusso per il tetto verde 0,7. Se usate un tetto verde sul capannone, coefficiente di deflusso da utilizzare 0,7 secondo il regolamento. Se parlate con aziende, fornitori che vi possono dare invece dei coefficienti certificati, può essere per voi interessante. Per esempio, per un estensivo, noi possiamo dare anche uno 0,36 rispetto a uno 0,7, sicuramente già un primo parametro interessante. La norma dice un'altra cosa e chiede un'altra cosa. Tempi di svuotamento dell'invaso massimi 48 ore. E qua chi è interessato su questa tematica, perché spesso adesso il nostro argomentare di verde pensile con il professionista è proprio legato all'invarianza idraulica. Stiamo già facendo delle stime per alcuni professionisti su alcuni progetti dove quel tetto verde, offrendogli diciamo dei numeri interessanti sul volume d'acqua trattenuta, il volume d'acqua che si svuota entro le 48 ore del sistema tecnico verde pensile scelto, quel volume lo
professionista lo può dettare dalle vasche di laminazione. Siccome ho visto che costano non poco, diciamo che riuscire col tetto verde a risparmiare un po' sulle cubature delle vasche di laminazione può avere diversi vantaggi. Oh, mi ero messa un... scusate, volevo mettermi un segnale sulla tempistica. Quindi, una volta definito con voi il pacchetto tecnico, avevo messo un esempio, tetto estensivo a prato naturale, capannone industriale, quindi soluzione a bassa manutenzione, via diversa, veramente un sacco di tematiche interessanti, 1000 metri quadri, per quel professionista avevamo verificato che poteva detrarre indicativamente circa 43 metri cubi in volume dalla vasca di laminazione. Sono dati molto spannometrici, quindi prendetemi un po' con le pinze perché ci mettiamo a disposizione proprio per un confronto con il tecnico che sta facendo la relazione, perché è molto molto articolata, però comincia a essere interessante. Ultime immagini sul invece il nostro un po' cavallo di battaglia, che è il drenaggio continuo, che trova in molti di voi diciamo un grande interesse perché vi semplifica la progettazione. Vi ho portato un po' di dettagli e di sezioni perché forse è più semplice comprenderlo. Nei progetti, come dicevo prima, dove c'è commistione tra verde e zone pavimentate, c'è un tema ricorrente, la gestione dell'acqua. Se riusciamo diciamo, a trovarvi l'ottimizzazione, ovviamente i vantaggi sono diversi dal punto di vista della gestione dell'acqua. L'ottimizzazione che noi proponiamo è, se questa è diciamo, la sezione tipo tra un'area verde e un'area pavimentata, questo diciamo, è un dettaglio dove le due aree sono separate da un muretto. Quello che proponiamo invece noi è questi muretti che separano le varie finiture, che possono essere muretti costruiti, prefabbricati o profili ad elle, di realizzare il tutto sopra il nostro pannello di drenaggio. Quindi cosa succede? Ho messo un po' di sezioni, qua c'è una sezione che va dall'infisso, dalla soglia, e vi ho messo un po' di frecce. L'intento qual è? Noi ogni tanto quando ci arriva una planimetria facciamo una prima cosa, guardiamo la planimetria, vediamo un po' l'effetto, insomma, il risultato che state desiderando e cerchiamo di capire come si può ottimizzare il flusso dell'acqua. Quindi cerchiamo di immaginarci come si muove l'acqua su quella superficie e come possiamo ottimizzare la nostra sezione. Il concetto è impermeabilizzare per noi tutto, posare il nostro pannello di drenaggio dappertutto. Su questo pannello di drenaggio, che ha diverse forme, ovviamente diversi spessori, si può realizzare ogni tipo di finitura. Quindi il giardino sopra il filtro, una pavimentazione carrabile o pedonale, addirittura anche gettando quel cespuglio qua dentro, poi vi mostro qualche immagine. Devo realizzare un muretto che mi divide il pavimento dal verde. Potete realizzarlo sempre al di sopra. Qual è il concetto? Che a un certo punto, se ragionate come entra l'acqua in questo sistema, avete la certezza che sotto c'è un elemento drenante che può trasportare l'acqua verso gli scarichi, quindi senza trovare mai interruzione. Questo vuol dire che potete prendere la vostra pavimetria, partire da qual è l'ottimizzazione diciamo, principale nel riuscire a mettere meno scarichi possibili nelle posizioni migliori e poi costruire ovviamente tutto al di sotto del pannello di drenaggio. Qui vuol dire avere la certezza di come si muove l'acqua. Qui praticamente sono vicino alla soglia, sulla facciata, canaletta di facciata, magari drenante, prende l'acqua di facciata, la scarica sul pannello di drenaggio, ma subito dopo del gres è gettato sopra un massetto, getto il massetto sopra il pannello di drenaggio, ma la canaletta ha intercettato l'acqua e me la fa camminare sotto, sopra l'impermeabilizzazione. Scusate. Qua trovo un muretto, il cordolo, ma l'acqua comunque riesce a camminare sotto. C'è un tappeto erboso, a un certo punto qui è la posizione migliore per posizionare lo scarico. Ho fatto arrivare l'acqua fino allo scarico, ho messo un pozzetto di controllo e ispezione e l'acqua se ne va via. Proseguo e magari ho un'area carrabile, l'ingresso pavimentata, se faccio l'autobloccante su sabbia ho di nuovo una superficie permeabile con un drenaggio continuo sotto. Devo solamente stare attenta come appunto come dimensionare la fondazione, no, di appoggio dell'autobloccante e anche lì abbiamo soluzioni.
E per cui, ecco, vedete, c'è sempre questo occhio continuo dove si muove l'acqua. Per cui, sfogliando immagini, questo è un pavimentato permeabile su sabbia. Qui si vede un'immagine, blocchetti su sabbia, sul drenaggio continuo, la cordonata prefabbricata. Qui c'è invece un gres allettato con malta su un massetto gettato sopra il nostro pannello. Vedete com'era prima? Qui era un'aiuola verde in centro, una pavimentazione che arrivava all'ingresso della casa e una bordura perimetrale verde. Qui il professionista, assieme all'impresa, hanno trovato vantaggioso lavorare con drenaggio continuo perché hanno impermeabilizzato la terrazza, hanno costruito il cassero per fare il getto dove allettare con malta la pavimentazione, hanno inserito filtro e terriccio nel cuore centrale dove c'era questa aiuola verde nel perimetro. Quindi a quel punto cosa è successo? Bomba d'acqua. Il giardino verde centrale fa da pozzo perdente, ricevente dell'acqua, precipita in verticale, incrocia sotto un drenaggio continuo che trasporta l'acqua fino allo scarico che si trova sui perimetri. Quindi l'acqua cammina esattamente sotto questo oggetto, perché vedete, una volta che qui hanno gettato quel cestuccio al di sopra del nostro pannello di drenaggio, il getto ha preso praticamente la forma del calcestruzzo, quindi l'acqua riesce a muoversi sotto. Spesso voi nei cantieri invece vedete il getto direttamente gettata sopra la guaina, quindi l'acqua rimane confinata in questa, diciamo, aiuola centrale col suo scarico. In questo caso il lavoro è piccolo, ma aver eliminato quello scarico che finiva nell'appartamento sotto è stato, diciamo, un'ottimizzazione molto molto gradita e apprezzata. E qui vedete, ecco, siamo pieni di queste sezioni. Interfaccia tra verde e pavimentato permeabile, con un cordolo o con un'aglia metallica drenante. Cioè, capite che nella scelta delle vostre finiture, se approcciate con la tecnica del drenaggio continuo, il risultato è che i vostri esecutivi si ridurranno a dettaglio alla soglia, allo scarico, al giunto, ma tutte le interfacce tra le varie finiture sono degli abaci, dei tipologici. Quindi semplificano, diciamo, il vostro lavoro, gli esecutivi veramente si riducono al minimo. Dal punto di vista cantieristico, provate a immaginare cosa vuol dire arrivare su un cantiere dove l'impermeabilizzatore riesce a impermeabilizzare in continuo tutta la soletta, indipendentemente dalle finiture che fate sopra. Vuol dire che quella impermeabilizzazione avrà delle garanzie al massimo, cioè il rischio dell'errore e dell'improvvisazione è quasi quasi è pari a zero, perché l'improvvisatore arriva, estende e ha solo da controllare, diciamo, le saldature. Il vantaggio poi ulteriore, ovviamente, è che a quel punto il cliente cambia idea, il pavimento deve curvare, che l'altro cliente vuole un giardino più grande, cioè potete rifare la planimetria senza modificare la parte impiantistica, perché la finitura è staccata, svincolata completamente dallo studio idraulico. Qua si vede meglio l'effetto del getto sul pannello. Tanti ci chiedono: ma quanto tiene questo pannello? Il pannello è solo uno stampo in questo caso, ok? Quindi una volta che avete gettato e armato il calcestruzzo, ovviamente appoggiandosi con questi piedini sul solaio, è servito solo per creare questi canali continui. Qui ci sono delle immagini sequenziali di un lavoro storico e datato, Giardini dell'Alba Mariccione, con appunto questo approccio già al tempo interessante sul drenaggio continuo. Vedete che c'è del verde in mezzo, sotto ci sono dei negozi. Aver eliminato gli scarichi continuamente che si infilano dentro le aree di vendita è un argomento che ancora adesso, insomma, interessa a tutti. Approcciato, quindi è stato impermeabilizzato tutto in continuo, si è definito col professionista dove era meglio portare l'acqua e al 99% dei casi riuscite a portarla veramente fuori da queste solette, verso i perimetri e spesso anche fuori solaio. Beh, qui sì, una vecchia vignetta sul tema delle radici, le vecchie paure, no? Il tetto verde, che hai rischio di infiltrazioni, apparati radicali invasivi. Se usi prodotti certificati idonei a quell'applicazione, ovviamente il rischio è nullo. Qui vengono stesi poi
poi gli elementi tecnici del pacchetto, quindi il filtro ritentore, il pannello di drenaggio accumulo e reazione, il filtro, l'effetto bianco, poi di nuovo una sezione tecnica, c'erano i percorsi con miline, provate in il professionista, l'architetto ha scelto la lama, ma spesso quando diciamo troviamo alcuni dettagli, magari c'è il muretto, farlo curvo avrebbe complicato anche il tema dell'impermeabilizzazione, quindi che sia una lama o che sia una linea di tufo o di muro realizzato in opera, averlo staccato dal solaio ha reso anche qua di nuovo una lavorazione sequenziale in cantiere molto pulita. Quindi qua spesso, no, il direttore dei lavori arriva in cantiere, come dire, a tutte operazioni sequenziali delle quali può avere veramente un grande controllo. Qui il percorso pedonale, il critico di nervi e poi con le finiture. Qui c'è una parte inclinata, altro tema, sarebbe da fare una giornata anche solo sulle coperture inclinate, interessanti, con diverse criticità che si possono anche qua ottimizzare. Qui c'è l'elemento rompiprato, uno degli elementi caratterizzanti dei tetti inclinati per evitare lo scivolamento. E qui il lavoro finito. Altro lavoro, qui siamo sul lago di Garda, a Padenghe, un altro bel lavoro, sì, però ho messo sempre qua chi sono i progettisti di riferimento. Qui c'era una piscina, un pavimento in porfido, delle aree verde. Qui si è andati a discutere proprio il tema del drenaggio continuo anche sotto il pavimento. E qua vi faccio vedere le immagini interessantissime. Intanto ringraziamo proprio chi dal cantiere ci manda le fasi sequenziali, perché vedete questo nero è il pannello di drenaggio messo ovunque, a quel punto anche la parte impiantistica, cioè l'impiantista lo fate venire dopo, la parte elettrica, l'irrigazione, viaggia tutto sopra, perché se no ve la ritrovate ovviamente a quota impermeabile, no? Quindi tutto staccato, sollevato, i cassetti. Qui ce n'è forse una, ecco qua si vedono i casseri, la rete è saldata e il getto sopra il nostro pannello. Lo spero che sia abbastanza chiaro, perché capiamo alle volte che magari anche poi a distanza diventa più difficile. Le aree verdi sono separate dall'area pavimentata. Il fatto che il drenaggio midi drain cammina sopra anche il pavimento, quando arriva l'acqua nell'area verde e la pendenza è verso il perimetro, l'acqua può scorrere sotto l'area pavimentata. Quindi non sono stati necessari scarichi sparsi in mezzo al solaio. Però ho finito, quindi pulito, elegante e contenuta ovviamente l'acqua garantita. Ultimo, credo, lavoro, ne abbiamo tanti, ma ho scelto un po' alcuni casi così anche di immediata compressione grazie anche alle foto. Qui siamo a Porta Nuova Varesine, progettazione paesaggistica di Lente, un lavoro eccezionale, sono orgoglioso di aver partecipato con la fornitura per questo interessante, bellissimo lavoro a Milano. Anche qui, dove il tema dell'approccio col drenaggio continuo è stato, diciamo, l'argomento che è risultato interessante per tutto il team, sia progettuale che anche in cantiere. Quindi qui c'è una vista, diciamo, dall'alto di tutta l'area di progetto, c'era stata indicata un'area, una main lane, quella gialla, dove lì l'acqua doveva arrivare. Abbiamo, diciamo, proposto la nostra soluzione utilizzando pannelli e piastre preformate, i nostri midi drain di drenaggio su tutta la superficie, al posto di, mi pare, c'erano dei tubi di drenaggio, per cercare di avere un controllo, perché su questo noi facciamo sempre delle verifiche idrauliche che condividiamo con il professionista, non siamo dei progettisti, ma conoscendo i nostri materiali, i nostri sistemi, ovviamente riusciamo a condividere con loro alcune verifiche, e avevamo dimostrato la certezza dell'infiltrazione verticale, dell'arrivo diciamo corretto con la portata idraulica dell'acqua a questa main lane principale. Qui su questo cantiere ovviamente è stato fatto di tutto, no? Quindi c'erano dei getti, degli elementi di corriere, diciamo, grosse, poi rivestite, parti inclinate, tutto, diciamo, fatto al di sopra del drenaggio continuo, addirittura casse di armature, quindi in cantiere hanno impiegato proprio il pannello in maniera, diciamo, multiforme, ecco, per diverse soluzioni.
Credo di aver, ecco, raggiunto un po' la fase un po' finale e questo è un lavoro che mi piace comunque sempre aggiungere, sarebbe bello mostrarne tanti, però io lo trovo anche personalmente molto molto interessante. Poi in azienda ci è piaciuta proprio l'idea progettuale per cui abbiamo volentieri partecipato poi condividendo un po' anche il nostro approccio tecnico. L'architetto Giorgio Strappazzon, qui siamo alla Fiera di Padova, Giardini Italia. È un tema interessante, i professionisti spesso si trovano col tema della desigillazione, la rigenerazione urbana. Abbiamo cementificato, abbiamo asfaltato tanto le nostre città che dove è possibile magari le possiamo anche rinverdire, che non vuol dire spaccare tutto, rimuovere con magari dei costi, soprattutto su aree così grandi, ma qui si è lavorato per esempio di spessore. Qui siamo fra i capannoni dell'esposizione della Fiera di Padova, aree spesso no, asfaltate, cementate, sigillate. In questo caso il professionista ha progettato il rinverdimento di quest'area lavorando con la tecnica del verde pensile, su una quota diciamo impermeabile, sotto non c'è niente, ma comunque era sigillata, è partito da, diciamo, dallo studio di qual era, diciamo, la gestione idraulica definita, quindi caditoie, scarichi esistenti, ha disegnato la sua idea progettuale, penso e presumo abbia presato, insomma, per contornare le aree con delle lame, erano in coltan, e in spessore è andato a ricostruire una stratigrafia verde pensile, siamo intorno ai 20 cm di substrato, 25 totali. Siamo stati in grado fino al non si è bloccato un po' tutto, anche l'altro anno alla fiera, e questo spazio esterno rinverdito è un'attrazione incredibile anche per chi frequenta la fiera, perché uscendo per i padiglioni erano tutti un po' distesi, seduti su questo zoccolo verde permeabile e drenante con dei percorsi. È un tema che vediamo ci viene ultimamente spesso proposto. Ci sono professionisti che si stanno cimentando anche sulla rigenerazione di spazi cementati, quindi piazze, cortili, e la tecnica in quale il verde pensile può aiutare a riqualificare una zona e avere la certezza sempre della gestione idraulica. Io sono arrivato un po' alla conclusione, non volevo rubare tutto il tempo, ma dare spazio magari a qualche domanda, se sei d'accordo. E volevo finire solamente appunto ricordandovi, volevo solo finire ricordandovi appunto che l'altra figura per noi fondamentale è l'installatore, perché chiariamo sempre con tutti che ARPU non è un realizzatore, ma è un fornitore tecnico e quindi siamo disponibili con tutti, diciamo, giardinieri, vivaisti, impermeabilizzatori interessati a crescere con noi, a trasferire il nostro know-how, quindi facciamo corsi di formazione proprio per chi nel settore invece li va a realizzare. Quindi Perfetto. avrei terminato. Se... Grazie, ecco qui ci sono tutti i tuoi riferimenti, appunto dove potrete contattare l'architetto. Io ti farei qualche domanda che nel frattempo è arrivata e quindi te le ho lasciate tutte un po' per la fine della relazione. Ti chiedo subito, mi chiedono, questo sistema può beneficiare dell'ecobonus per quanto riguarda la prestazione termica? Scusami, parli del 110, non sono Sì, ti parlo del 110 o del 60, dimmi tu che tipo di ecobonus. Allora, sì, guarda, sono sincera, è sempre molto complesso, ma noi abbiamo sempre una risposta un po' per il professionista, quindi ci mettiamo a disposizione. Allora, io sono convinta, con le informazioni che riusciamo a dare, soprattutto prestazionali, legate al comportamento invernale e quindi al risparmio energetico, noi del sistema forniamo dei dati tecnici. In funzione degli spessori della soluzione che diamo, abbiamo dei valori di resistenza termica certificata. Quindi, a tutti gli effetti, il professionista può inserire
il valore e il contributo del sistema tecnico Verde Pensile all'interno del calcolo, no? Con il suo termotecnico. E quindi il pacchetto Verde Pensile, avendo certificato la resistenza termica, rientra a tutti gli effetti tra gli elementi che contribuiscono, no? All'efficientamento energetico. Sì. Poi è ovvio che allora, nel vecchio, diciamo, nell'ecobonus, quello vecchio, cioè quell'altro, tra virgolette, no? Il 110, si può lavorare per, come dire, elementi, posso riqualificare il tetto, la facciata. Sul bonus, sul 110, mi sembra appunto che il tema sia invece legato al salto di classe, di due classi addirittura, quindi a tutto, devi ovviamente a quel punto lavorare su tutto l'involucro, efficientarlo cercando di garantire appunto il salto delle due classi, ma anche qua di nuovo il verde pensile ha comunque, no? Diciamo, può concorrere ai vari sistemi Assolutamente sì, integrati. assolutamente sì. Poi se mi chiedete, adesso ripeto, mi manca magari il confronto personalmente parlando con un professionista che ha ascoltato il dato che gli abbiamo dato, non sempre avremo il feedback, no? Perché c'è il tema anche Beh, l'ecobonus non è ancora partito negli effetti pratici, quindi è chiaro che non c'è. diciamo, il fatto già che rispondiamo dando un valore di resistenza termica, la risposta già vedo che viene utilizzata per poi l'elaborazione, insomma, del Sì, processo. senti, ti faccio un'altra domanda invece. Come funziona con l'impianto di irrigazione? Cioè, c'è un sistema, perché segue poi un'altra domanda che è arrivata dopo. C'è un sistema di accumulo delle acque di ricircolo per l'impianto di irrigazione? Oppure, dimmi. Sono due domande, quindi irrigazione, accumulo, recupero. Allora, Domande, sì, che diciamo in qualche modo sono complementari. irrigazione, noi diciamo sempre, no, noi non ci occupiamo di, non vediamo irrigazione perché ci sono dei colossi che fanno direttamente quello, però ovviamente è una domanda che spesso ci viene fatta e quindi, come dire, anche qua, cioè, è un gioiello questa tecnologia. Sì, forniamo i famosi dati sull'acqua totale disponibile, diciamo, l'utilizzabilità e l'efficienza, che sono dati che possono essere utilizzati anche per dimensionare correttamente anche l'irrigazione. Sul tema dell'irrigazione, noi però abbiamo, ecco, adesso fra un po' usciremo con la versione definitiva, ne abbiamo già parlato diverse volte, abbiamo una centralina particolare. Noi non vendiamo irrigazione, ma abbiamo pensato alla fine, veramente l'ufficio, il laboratorio di ricerca e sviluppo sta mettendo a punto adesso la centralina definitiva, una centralina che si chiama Made Water Safe, che serve per diciamo, il risparmio idrico. Questo, cerco di semplificarlo come messaggio perché qui come architetto imparo dai colleghi e cerco di dare un messaggio semplificato. Allora, mi è stato spiegato quello che ho capito molto bene, che le piante ovviamente non hanno bisogno di tanta acqua, qua lo sappiamo un po' tutti. Allora, come facciamo a dargliela quella giusta? Questa centralina che abbiamo messo a punto noi legge una cosa, legge quello che la radice legge nel substrato. La radice legge diciamo, la carenza di acqua attraverso la variazione dei potenziali. Quindi la nostra centralina ha una sonda elettromagnetica che è calibrata con il nostro substrato, perché lo produciamo noi, e quindi questa sonda elettromagnetica riesce a leggere esattamente come varia il potenziale idrico nel nostro substrato. Quindi non è che sente l'umidità, sente il potenziale idrico che a un certo punto arriverà a quello che è, diciamo, il punto di appassimento. E allora questa centralina servirà, perché adesso la stiamo per mettere, diciamo, nella nuova versione in produzione, a tenere spenta sempre l'irrigazione, accenderla solo quando la sonda elettromagnetica dirà adesso serve l'acqua. Perché nei tetti verdi c'è un problema, diamo troppa acqua. Quindi cosa vuol dire? Troppa acqua che non serve, peso che non serve e sistemi sempre saturi che impediscono quando arriva la pioggia di prendere l'acqua gratuita. Quindi abbiamo studiato questa centralina per tenere a bassa saturazione il tetto, perché non ha senso tutta quest'acqua, diciamo, che si dà in più. Un'altra domanda mi viene richiesto, scusami,
C'è nelle case, nel caso di nuove costruzioni, un solaio più adatto che puoi dirci, oppure un sistema più adatto? Il solaio deve avere solo una cosa, deve avere, diciamo, la disponibilità del carico previsto per il giardino pensile. Quindi qual è il problema? Se siamo in progettazione, ovviamente basta definire col professionista la soluzione, dargli il peso a massima saturazione, lui calibrerà correttamente il dimensionamento del solaio, ma calcestruzzo, legno, acciaio, Sì. indifferente. Quindi non c'è un solaio più o meno gradito, no? È una questione di carico, diciamo, a disposizione del giardino pensile. Stiamo lavorando però ecco, su terricci molto più leggeri. Adesso abbiamo una terra mediterranea light perché il peso è comunque un elemento determinante, no? Se magari riesci a pesare quel 10-20% in meno, magari il professionista o il costruttore può passare a una struttura più leggera, meno costosa, no? Quindi Senti, mi chiedono adesso, te le faccio un po' più sequenziali proprio per esempio, sulle piante, quando hai fatto vedere lo specchietto della seconda grandezza, eccetera, al di là della tenuta, qual è l'altezza massima che tu consigli nel caso di un impianto, diciamo, a giardino effettivo? beh, questo è un argomento che discutiamo spesso con il paesaggista, altra figura preziosissima, no? Ovviamente lo spessore, beh, questo è un argomento che spesso ci troviamo a discutere, no? Ma non perché, cioè, noi ci adattiamo, no? Al progetto, però assolutamente, anche perché il vivaismo produce piante, le zolle hanno delle dimensioni, i vasi hanno dei diametri. Però ecco, una cosa che ci permettiamo ogni tanto di discutere se possibile e magari cercare cioè se a terra magari metto alberi di prima grandezza, magari in copertura, come dire, devo valutare bene dove li metto perché c'è un tema anche di stabilità. Allora, in riferimento agli spessori, mediamente abbiamo visto anche dalle tabelle della norma UNI, già se voglio mettere qualche alberatura di terza grandezza con i 50 centimetri, la norma mi dice che già ci sto. Ovviamente poi vado dal paesaggista che scelto di vivai una pianta con una zolla da 75, alzeremo un po' di più, oppure vediamo se c'è quell'albero con una zolla più piccola. Diciamo che 50-80 secondo me sono le altezze che mediamente vediamo rendono anche sostenibile, no, l'intervento. Poi sempre dipende dalla metratura. Spessore Tanta cosa ti riferisci? di substrato. Allora, Ah, 50 la norma dice ci stanno alberi piccoli, 80 cm di substrato stanno alberi di media dimensione. Sì. Ma piccoli, che sembra una parola brutta, perché dico, piccoli in realtà ho visto sono alberi che si sviluppano anche fino a 17 metri. Forse la parola piccolo che ogni tanto confonde, no? Il paesaggista lo sa cosa è Sì, l'intervento per grandezza. prima grandezza e Alle seconda grandezza, certo, però cioè, credo che dare, sono ecco, alberi anche che arrivano a un'altra 22 domanda, metri. scusa, una domanda sempre all'alberatura che mi viene fatta, se ci sono dei sistemi di ancoraggio che nell'ambito del, diciamo, supporto a verde pensile sono più indicati di altri. Ancoraggio delle alberature. Guarda, ho tante fotografie, ma se il trumpetto fuori credo che creo problemi. E diciamo che la tecnica è molto semplice. Allora, mi permetto solo di finire, non volevo farmi sfuggire sempre sul tema dello spessore una cosa. Quando vengono previsti alberature piccole o medie, consigliamo sempre spessore variabile. Assolutamente, cioè alzarsi solamente dove effettivamente serve, perché tirare una linea a 80 cm su grandi superfici diventano veramente cubature infinite. Quindi lo spessore variabile è un tema abbastanza dibattuto. E per quanto riguarda l'ancoraggio dell'alberatura, ovviamente io arrivo con l'albero sul solaio per una zolla che devo stabilizzare. Quindi solitamente in cantiere si arriva, si mette il pacchetto tecnico. A questo punto si prende una rete elettrosaldata doppia o singola, insomma, si crea una base sulla quale appoggiare la zolla e poi il cantiere, il vivaista, il giardiniere lega la zolla alla rete elettrosaldata. A
A quel punto ricopre tutto col substrato. Diciamo che questo piedone realizzato con la rete elettrosoldata mi crea, diciamo, nella fase iniziale, no? Finché poi le radici non sono sviluppate, una sorta di contrasto, no? All'effetto birillo e ribaltamento dell'albero. Ovviamente non posso fissarmi, no? Ancorette, ganci sulle guaine, sui muretti inguainati, quindi la tecnica è proprio di stabilizzarla in questo modo. Certo. E poi la domanda, diciamo, di rito che ti ho lasciato per ultimo, che è il costo, ovviamente. Ah, scusami, il costo? Ah, allora, beh, sul nostro sito trovano tutti i costi che vogliono. In realtà ci sono costi, diciamo, standard, no? Non so, il prato, i perenni, poi ovviamente ogni progetto, la cosa bella appunto del progettista lo sviluppa poi in maniera personalizzata. E quindi ci sono veramente un po' dei costi standard. Una soluzione estensiva anche qua, bisogna sempre capire quel numero a cosa corrisponde. C'è un costo legato all'impermeabilizzazione antiradici certificata, che va comunque messo a parte. Indicativamente, non so, perché qua sono tanti dettagli, mettiamo 35 euro al metro quadro, una impermeabilizzazione certificata antiradice che comprende un po' anche almeno i dettagli principali, paesaggi meccanici. E dopo, non so, parliamo della copertura del capannone industriale con una soluzione estensiva, prato naturale, mettiamo 10 cm di substrato, una bella semina di prato naturale con questo effetto del diverso, 80, 70 euro al metro quadro, Sì. indicativamente, ma insomma, se poi passiamo a intensivi leggeri, parliamo di un tappeto erboso. Insomma, 100 euro al metro quadro, ma diciamo che non sono cifre impossibili, Sì. anzi, comunque sì, sono prezzi che poi potete, insomma, riferirci, cioè chiederci, Sì, a per seconda, operare diciamo. correttamente, perché dipende anche dalla superficie, insomma, Sì, sì, dipende sì, sì. da una terrazza o di un capannone, tutto relativo, insomma. Chiaro, chiaro, chiaro. Però per avere un parametro direi che è già sufficiente, no? Per Sono capire. molto indicativi. Il mercato fa vedere un po' tutti i numeri del mondo, no? Quindi è sempre un po' da definire per bene, ecco, Sì, perché però. magari un tetto inclinato, magari un tetto che deve arrivare a portare l'acqua fino a 70 metri, magari una Certo. soluzione che può costare 50, lì deve costare all'ultimo 70, non lo so. Certo. Poi Cerchiamo chiaro. sempre di calarci nel caso specifico, insomma. Ecco, e poi l'altra cosa, esistono dei luoghi, diciamo, dei comuni, questa è una domanda che ti faccio io per tua esperienza, dove ci sono degli incentivi fiscali sulla realizzazione verde pensile? Allora, incentivi fiscali, i più interessanti che ci sono adesso nel nostro territorio, per quello che so io, è Milano. Milano ha fatto un'operazione pazzesca, a nostro parere, perché comunque ha spinto anche il verde pensile e il verde verticale con dei cofinanziamenti. Quindi ha fatto diverse azioni, cioè è un comune che ha deciso di spingere il verde con strumenti normativi che quindi sono premianti. Prescrivono, diciamo, richiedono delle prestazioni verde pensile, quindi comunque azzardano, no? Chiedono la prestazione perché hanno capito che se il tetto verde ha una prestazione certificata anche idraulica minima, contribuisce alla legislazione, no? Urbana, però in cambio fa anche dei cofinanziamenti, quindi c'erano dei bandi aperti, credo che siano chiusi, fossero scaduti a marzo. Ma si poteva, diciamo, avevano lanciato ancora a fine anno, l'altro anno, la possibilità di presentare dei progetti con delle finalità che venivano indicate nel bando per avere il cofinanziamento, addirittura fino al 35%, mi sembra. E in più Milano mi sembra dà addirittura anche dei finanziamenti sulla desigillazione delle aree urbane cementate, sigillate. Poi ci sono altri